bella cosa che Vita Trentina riprenda il discorso Concilio Vaticano II, naturalmente come si fa dappertutto, e lo declini anche sulla storia locale della Chiesa e in modo particolare con il Vescovo Alessandro Maria Gottardi. Alessandro Maria Gottardi entra in concilio con il secondo periodo nell'autunno del 63, perché lui era stato nominato vescovo di Trento e aveva fatto l'entrata nel maggio del 63. E lui dichiarò apertamente più di una volta che per lui, come in realtà per tanti vescovi, il concilio fu una scuola, perché lui veniva anche da una formazione teologica abbastanza tradizionale e il concilio stesso era stato preparato con quella teologia lì, ma in realtà il concilio rinnovò proprio la teologia o recepì i rinnovamenti. E così anche il vescovo Gottardi attribuì questo merito al concilio e se ne fece molto, molto propagatore, perché lui scriveva regolarmente dal concilio alla Curia Trentina, all'Azione Cattolica, così di recepire via via, che ancora prima della conclusione totale del concilio, di applicare. E si fece molto promotore presso il clero trentino, presso l'Azione Cattolica, presso insomma un po' tutta la diocesi, della ricezione e applicazione del concilio in maniera molto convinta. Quindi si può dire che Gottardi fu veramente il vescovo del concilio.